Salve ragazzi, ho voluto prepararvi questo nuovo video per mostrarvi, per sviscerare insieme una delle strategie e metodologie che trovate tranquillamente in rete, che invece qualche pseudoguru cercherà di appiopparvi come una delle strategie migliori e indispensabili per diventare un professionista del trading. Questa strategia si basa essenzialmente su un pronostico, e questo pronostico prevede appunto che ci sia una netta favorita, in questo caso il Manchester della partita di domani sera, domani pomeriggio alle 3, scusatemi, e che faccia almeno un gol. Si gioca nel mercato del correct score, facendo operazioni di touching. Allora, abbiamo il nostro touching. La linea è quella che è. Ipotizziamo appunto una serie di giocate in touching in cui evitiamo i 0 gol della squadra favorita, quindi non avremo lo 0-0, lo 0-1 e lo 0-2. Questa operazione in sé per sé, su una cassa di 100, ci dà il nostro guadagno ipotizzabile in 10. Poi scusatemi, togliamo anche lo 0,3, poi dobbiamo togliere anche l'1,0 e siamo già arrivati quasi a 30 euro. 3,2 contemplato, e non è contemplato il 3,3, il questo e quest'altro. Con 31 euro andiamo a coprire tutti appunto i risultati che dicevamo prima, e qualche volta vi suggeriranno anche di non puntare il 3 a 2, però nel nostro caso, dato che la differenza non è sostenuta, da 31 passeremo a 35, quindi possiamo anche accontentarci di 31 euro. Ricapitoliamo i risultati coperti. Siamo fuori dell'1-0, però abbiamo sia l'1-1 che la vittoria della squadra fuori casa per 2-1 a 3-1, come tutte le vittorie della squadra in casa, e anche la sconfitta 3-2, ecco, e ovviamente anche il risultato, ogni altro vittoria della squadra in casa, quindi 4-1, 5-1, eccetera, 4-2, 4-3, quindi che realizzi almeno 4 gol. Questo di lasciare fuori l'1-0 dà adito anche a qualche modifica che, volendo, uno può anche integrare ipotesi in void, cioè se noi dovremmo recuperare i 100 euro, basterebbero 100 diviso 6,2, facciamo per precisione, 100 diviso quota meno 1, quindi 6,2. Se noi rinunciamo a 16 euro del nostro guadagno, saremmo coperti anche dell'1-0. Come potremmo anche accontentarci, in sostituzione del nostro, in questo momento abbiamo un guadagno di 31,46, appunto lasciando fuori l'1-0. Abbiamo visto che se lo vogliamo inserire a void area abbiamo bisogno di 16 euro, quindi recupereremo il void sull'1-0 e non la perdita di 100, ma ovviamente intacchiamo il guadagno, che da 31 passa a 15. In sostituzione di questo, una delle variabili, delle varianti a questa metodologia consiste nel giocare il correct score.
anche a recupero parziale. Quindi avevamo di là 31 di vincita. Qui ci basterebbero a quota orientativamente con 4, qui c'è un po' di gap e quindi presumibilmente domani nell'imminenza della gara avremmo una salita di questa quotazione back, diciamo attorno a 4. E quindi dall'altra parte abbiamo 31 di guadagno. Se noi ipotizziamo un rimborso, che ne so, 31, diciamo 11, e no, scusate, diciamo 21, potremmo recuperare 56 euro e coprendo tutti i risultati un dredging, quindi sia lo 0-0 sia l'1-0 favorita che lo 0-1 sfavorita. Per un recupero parziale di 57 euro, in pratica 56,94, a fronte di una perdita eventuale dall'altra parte di 100. Ovviamente questo costo di questa operazione ci porterebbe la diminuzione del gain dall'altra parte, che non vinceremmo più 31 euro, ma appunto defalcati da questi 21 ci darebbe il 10% del guadagno. A una cassa 100, appunto, 10%, 10 euro di utile, quindi 31 euro nell'eventualità in cui non copriamo l'under 1,5, 10 euro nel qual caso vogliamo contemplare anche questo. E come abbiamo detto, se vogliamo invece fidarci soltanto dello 1-0 favorita, potremmo prenderlo in via parziale oppure in maniera totale a voitare con 15 euro e avere il nostro guadagno da 31 ridotto a 16. Questa è in maniera così approssimativa, era soltanto per farvi vedere questa strategia. Ovviamente se avete seguito il webinar sul calcare, vi sarà semplice implementare queste quotazioni sul calcolatore ed avere in automatico gli stessi conteggi. Ovviamente il vantaggio del calcolatore è che puoi anche decidere un livello di recupero di guadagno personalizzato, quindi ipotesi. Voglio recuperare invece dello 0,1 come in questo caso. L'avevamo indicato a voitare, possiamo recuperare il 50% della spesa, il 60, 70, 80, quello che vogliamo. E quindi ci facciamo con la semplice spostamento della slide della nostra giocata personalizzata. È tutto.